Amici e amiche di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Siamo nel comune di Oppeano e siamo insieme a Pierluigi Giaretta, sindaco appunto del comune di Oppeano. Buongiorno Pierluigi. Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono onorato di avervi qua nel mio comune questa mattina per parlare, immagino, di sport. Beh, direi di sì. Sport, sapete che è la mia passione da sempre, creare e vedere lo sport che cresce nel mio comune, soprattutto a favore dei più piccoli, perché io dico sempre che l'emozione più grande di un amministratore, di un sindaco in particolare, che abbia la passione dello sport, è vedere i piccoli che praticano sport, vederli crescere con la passione di fare sport. Io sono in tal senso un sindaco fortunato, dico la verità, perché abbiamo realizzato insieme a tanti volontari tante opportunità per i giovani e credo, io dico sempre, comunque il sindaco da solo non farebbe niente se non ci fossero i volontari, se non ci fosse la gente che si mette a disposizione per la comunità. Non solo nello sport ma in tante altre attività ci sono tantissimi volontari nel territorio di Oppeano. Nello specifico lo sport, posso dirlo con un pizzico di orgoglio, che è cresciuto negli ultimi anni a questa parte. Io ho la delega allo sport dal 99, per cui insomma, sì, è un po' che bazzichi nel mondo dello sport. Sì, è vero. Credo che insieme alla mia squadra abbiamo fatto, creato, realizzato tanto per dare opportunità a questi ragazzi. E dopo, come dicevo prima, insieme ai tanti volontari, alle persone che dedicano il loro tempo per lo sport, i risultati si vedono anche, perché abbiamo delle figure veramente che hanno dato e ottenuto risultati importanti. Magari il nome più che ci viene per primo sulla bocca è Elia Viviani, per carità, ma ce ne sono altri. Adesso c'è il fratello che da 2-3 anni è diventato professionista, c'è il cugino che sta ottenendo, Enrico Zanocello, che sta ottenendo buoni risultati. Abbiamo in altre discipline Piotr Molinaroli, che è stato premiato da voi, mi ricordo, a San Giovanni, ero presente a quella serata là. Abbiamo una ragazza, pattinaggio su ghiaccio, esatto, e abbiamo una ragazza che è un vulcano, Alexandra Stalder, che fa vela e credo che otterrà, già da giovanissima mi ricordo quando la vedevo giocare a calcio, vedevi che aveva un qualcosa in più rispetto anche ai ragazzi. Era una sportiva, esattamente, sportiva nata, e credo che proprio per ottenere certi risultati bisogna averlo dentro, l'amore per lo sport, la passione per lo sport, e bisogna capire che per ottenere certi risultati bisogna avere delle rinunce, bisogna fare tanto sacrificio, perché lo possiamo dire ai giovani adesso, io lo dico sempre, quando sono in mezzo a loro, per ottenere dei risultati bisogna fare tanti tanti sacrifici, impegnarsi. Dopo c'è anche da dire una cosa, che bisogna avere anche dei preparatori, che adesso non sono più gli allenatori improvvisati come erano una volta. Adesso gli allenatori, i preparatori fanno comunque dei corsi. Io dico sempre, bisogna essere prima psicologi che allenatori, perché adesso con le varie difficoltà che possono avere i tanti ragazzi nella loro crescita, come risultati, impegno a scuola, nella famiglia, nella società, credo che lo sport possa dare un'opportunità in più. E allora noi dobbiamo aiutarli tutti quanti, perché se dopo si sentono i notiziari notizie triste di cronaca, bisogna anche capire che, e farsi una domanda soprattutto, che lì forse qualcuno ha sbagliato, la società, le istituzioni, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Certo. E lo sport in questo caso, scusa ti interrompo, lo sport sono uno dei veicoli con i quali tenere i ragazzi attivi in modo positivo e anche dare la possibilità di interfacciarsi, come dici tu, con le istituzioni. Sicuramente. Noi vediamo che
Nel pomeriggio io sono qua tutti i giorni, per cui anche guardando dalla finestra vedi alcuni ragazzi che passano, attraversano il paese, hanno degli atteggiamenti da bulli, chiamiamo così, sì. E sono dei ragazzi che non fanno sport comunque, invece sì. Che essere al campo o al palazzetto, passeggiano per la città col monopattino, con magari anche bevendo qualcuno, sì. Fumando, perché ormai l'età del fumo si abbassa sempre di più, mi dicono già le scuole medie, per cui insomma questo è un dramma della nostra società, e credo che noi siamo obbligati, noi istituzioni, l'amministrazione, siamo obbligati a dare la possibilità a tutti di poter usare questo strumento importante che è lo sport, per poter crescere meglio, far gruppo, che dopo non è che tutti possano diventare di Aviviani o Piotr Molinaroli, ma la vita ci insegna anche a dover subire delle sconfitte, ma queste possono essere utili, credo, per la crescita del ragazzo, perché sicuramente da lì parte un impegno maggiore per poter raggiungere risultati migliori. Certo. E credo che la sconfitta possa fare anche bene a volte, e da lì è uno stimolo quello che deve avere il ragazzo per potersi migliorare, confrontarsi con gli altri coetanei, per poter anche capire quali siano i propri limiti, dove si possa arrivare, che risultati si possano ottenere. Ma la cosa più importante, credo, quella di fare sport è di divertirsi. Il ragazzo, il giovane, deve fare sport per divertirsi principalmente, togliere la testa da tante distrazioni che possono essere pericolose, e credo sia fondamentale questo qua. Dobbiamo credere tutti nello sport, e i primi tifosi dei ragazzi devono essere i genitori, cioè, tifosi positivi, non ultra, tifosi che, positivi, che dopo... no, quelli che vanno alla rete, aggrappati, esatto, alla rete del campo, e dicono al figlio spacca le gambe, esatto, quello non è assolutamente una, perché, bella cosa, come diceva qualche medico a qualche convegno a cui ho assistito, i figli che fanno sport dovrebbero essere orfani. È una frase insomma, che può lasciare un po' così a pensare, però effettivamente se ci pensi, veramente i genitori molte volte sono una distrazione negativa per i ragazzi che fanno sport, invece di essere, come dici tu, dei tifosi che incitano. Quindi, senti una cosa, per Luigi, l'altro legame importante è sport e scuola, perché è vero che portare i ragazzi al campo è di vitale importanza, ma anche iniziare fin dalle prime classi delle elementari a insegnare lo spirito sportivo ai bambini è importante. Il legame sport e scuola qui a Opeano. Noi abbiamo un buon servizio svolto dalla Polisportiva, con la quale proponiamo le varie attività di mini basket, mini volley, alle scuole, oltre alla società Jesse Luke, che non è di Opeano per carità, ha sede a Bovolone, ma ha molti iscritti dal nostro territorio, e loro fanno delle piccole attività all'aperto, imparando a portare la bici, perché tanti a quell'età lì, alla primaria, non sanno neanche andare in bici, per cui è importante, è fondamentale, e da lì poi si parte anche per invogliarli a poter praticare l'attività sportiva. Per fortuna abbiamo una dirigente che è molto comprensiva, madre di tre figli, per cui insomma è una cosa che sente anche sulla pelle, che sente anche lei, e lì dobbiamo trovare terreno fertile naturalmente, certo, nelle scuole, perché se ti trovi un muro è difficile poi proporre, una volta uscito dalle scuole medie, proporre ai ragazzi, invitarlo a fare sport. I ragazzi devono fare sport dall'età
della primaria o anche prima. Ah, sì. E quello che facciamo noi, che ho ripreso quest'anno a fare Sport in Piazza, è una manifestazione che era partita comunque con il coordinamento allo sport, che coinvolgeva tanti comuni. Poi, visti i numeri veramente importanti, cerchiamo di organizzare una sorta di festa dello sport all'interno del nostro territorio, coinvolgendo tutte le società, invitando tutti i ragazzi delle scuole primarie a esercitarsi e poter vedere quali siano le realtà sportive del nostro territorio, in modo da potersi iscrivere. Ecco, una cosa molto positiva. Ma anche semplicemente provare, perché quello è importante. Che dopo, per carità, non è detto che tu provi alla prima disciplina, ti vada bene di fare quella lì. Esatto. Mia figlia, per dire, ha fatto tennis, danza e poi pallavolo. Ma è importante che si provi a fare attività sportiva e dopo scegliere quella che più ti aggrada, quella che più ti appassiona. Certo. Ma è importante fare sport. E, ripeto, una parte fondamentale e importante, lì ce l'hanno i genitori, per poterli spingere, per poterli invogliare a fare sport. È un sacrificio anche per loro, certo. Lo sappiamo, vero? Certo. Perché chi ne ha, sento chi ha più di un figlio, la mamma porta uno da una parte l'altra magari dall'altra, però se vogliamo bene ai nostri figli dobbiamo sicuramente farli andare bene, aiutarli a scuola sicuramente per ottenere buoni risultati, ma spingerli a fare sport. Più che sacrificio, è un investimento sul futuro sano, almeno sicuramente, si pensa dei giovani. Senti, un altro legame tuo, della tua amministrazione, ma anche tuo come sportivo, è, qua vediamo c'è una targa, è con il CONI Verona, un legame che va al di là dell'istituzione, c'è un legame proprio stretto con il delegato provinciale Stefano Gnesato. Io ho un rapporto di amicizia stretta con Stefano e di grande collaborazione, credo che ci sia una grande stima reciproca. Tra l'altro, siamo cresciuti insieme, io dal 99, il coordinamento è partito nel 2002-2003, ci sono stati i primi contatti, per cui insomma siamo ancora qua. Quest'anno festeggiate il ventennale, dai. Esatto. Siamo ancora qua a condividere tante passioni per lo sport, e Stefano, devo dire che a me ha dato un grande aiuto, un grande sostegno, una grande spinta per poter migliorare quelle che sono le potenzialità sportive del nostro territorio. Devo ringraziarlo sempre, perché lui è un vulcano di idee, bisogna dirlo, e vedo che anche lui ha stima nei miei confronti, perché insomma quando ci sono convegni importanti mi invita sempre anche a fare da redattore. L'ultimo è stato quello con il Vescovo di Verona. Esattamente. A ottobre, insomma, è stato un bel momento di confronto. Indubbiamente, e lì ne sono grato e dovrò ringraziarlo sempre. Senti, il tuo legame con lo sport, diciamo prima, va oltre il tuo ruolo di sindaco adesso e di assessore prima. Tu sei uno sportivo, insomma, ti ritagli ancora del tempo per fare attività sportiva? Mi è rimasta solo bici. Beh, insomma. No, nel senso che, per carità, io ho sempre avuto passione di sport. Fin da piccolo ho iniziato con il calcio, perché allora c'era l'unica possibilità, era quella del calcio. C'erano i campi, i campetti, insomma, mi ricordo che calciavo per le strade. Le ho prese più di una volta, perché andavo a casa con le scarpe sporche, che non erano quelle da tennis o da calcio, ma erano quelle che magari dove bisognava tenere bene, e le scarpe sono quelle buone. Esatto. E la passione principale era quella del calcio, ma poi ho imparato, trasmessa da mio papà, la passione anche per la bici, perché mi portava sempre, ogni qualvolta ci fosse la tappa del Giro d'Italia qua vicina, mi portava a vedere le bici. E da lì è partita un po' la passione anche per la bici. Pensa che io a 10 anni mi aveva regalato una city bike, una bici normale, per dire, per andare alle scuole medie. Iniziavo le scuole medie, l'anno dopo gliel'ho fatta trasformare in bici da corsa, che
che se avesse comprato una bici da corsa avrebbe speso sicuramente meno. Invece gliel'hai fatta adattare. Gliel'ho fatta adattare a bici da corsa. Quindi ti aveva proprio mosso, esatto, esatto, l'interesse. Esatto. Per cui ecco, da lì è nata anche la passione e le ho mantenute quasi parallele, il calcio e la bici. Poi ovviamente il calcio ho dovuto anche, per ovvi motivi, abbandonare. A prendere le scarpe al chiodo, come si dice. Esatto, e ho mantenuto però la passione per la bici. Senti, siamo a fine anno, ormai Natale prossimo, prossimo anche la fine di questo 2023. Che anno è stato per te? A livello sportivo e non, e che obiettivi ti poni per il 24? Allora, tutti gli anni sono impegnativi perché insomma qua parliamo di sport, ma fare il sindaco di un comune di 10.500 abitanti non è poi così semplice. Certo. Come dicevo prima, però le passioni per lo sport sono quelle che ti appagano alla fine di tanti sacrifici, di tante preoccupazioni per altri motivi che non sono sicuramente inerenti allo sport. Io da sempre, se posso, ho un rammarico, quello di non riuscire, l'anno prossimo finirà il mio secondo mandato, di non poter realizzare un secondo palazzetto. Questo è il sogno di tutta l'amministrazione, penso che comunque mi diano seguito e spero che l'amministrazione che sarà dopo si impegnerà ancora per poter reperire i fondi e realizzare un palazzetto, perché vedere soprattutto dopo la rinascita del volley femminile ad Oppeano, che io e insieme all'ex presidente della Polisportiva abbiamo rimesso in piedi partendo dalle bambine di 12 anni e da lì siamo ripartiti, e adesso il palazzetto che abbiamo attualmente a Vallese è insufficiente per mantenere tutte queste attività, perché ci sono l'under 16, under 14, under 12, per cui insomma questa è una grande soddisfazione e anche un motivo di grande soddisfazione quello di averla riproposta e farla ripartire, farla crescere. Ripeto, il sindaco da solo non fa niente se non, certo, ci sono i volontari, allenatori che poi portano avanti queste attività, e tanti genitori, perché si impegnano per fare il giudice di tavolo e insomma tante cose, portare i bimbi nelle trasferte, perché dopo c'è sempre la mamma, certo, la famiglia, il genitore, che ha il lavoro, che ha, e questo è importante per un'attività. I miei obiettivi futuri non lo so se vedremo con le elezioni. Non si possono dire, è un po' prematuro. Però se fossi ancora seduto a questo tavolo, no, perché non sarò più sindaco di sicuro. Però se dovessi far parte della squadra, è chiaro che il mio sogno resterebbe quello della realizzazione di un palazzetto, e Mi impegnerò tantissimo affinché possa essere realizzato. Non parlatemi di piscine o quant'altro, perché tanto San Giovanni, certo, che è un comune che ha più del doppio dei nostri abitanti, viene gestita male e con tante difficoltà, per cui è difficile. È più gestibile riempire, tra virgolette, nel senso buono, un palazzetto dello sport, anche perché è una struttura che si presta anche ad altre situazioni, quindi un palazzetto dello sport insomma è il tuo sogno. Anche perché nel palazzetto si gioca a calcio 5, per dire, una squadra che è stata obbligata, costretta a spostarsi nel calcio 5, perché ho detto guardate, calcio 5 si può affittare un campo anche all'aperto per fare il campionato, ma la pallavolo e il basket no, d'inverno, per cui insomma hanno capito perfettamente, i ragazzi si sono adattati. Addirittura c'era una società di serie C di pallavolo che era ospite da noi quando ancora non c'erano tutte queste attività, certo, e quindi si ospitava ben volentieri pur di riempire il palazzetto. Anche questi hanno dovuto purtroppo trovarsi un'altra collocazione, e questo dispiace, però certo, il palazzetto adesso è pieno e strapieno di ragazzi e di attività proposte dal nostro territorio.
E allora Pierluigi, augurandoti intanto un buon Natale e un buon 2024 e che questo sogno del nuovo palazzetto sia veri, che tu sia sindaco o che sia in altro ruolo, ma sicuramente ci sarai, perché conoscendoti ci sarai ancora. Tanto ti ringrazio ancora veramente per questa chiacchierata e ci vedremo prossimamente sui campi da gioco, ma anche in situazioni sportive, quello sicuro. Grazie a voi veramente, perché è stato un onore anche poter dire quella che è la mia passione, esprimere quella che è la mia passione per lo sport nel territorio. Io devo ringraziare tantissime persone, se lo sport è migliorato e cresciuto il nostro territorio, l'ho detto prima ma lo voglio ribadire sempre. E credo che se tutti noi crediamo nello sport possiamo creare delle opportunità migliori di nuova crescita per i nostri ragazzi, tenendoli lontano da certi rischi e certi pericoli. Io mi auguro, ecco, di poter dare ancora qualcosa alla comunità di Verano, me lo auguro. Io intanto mi porto a casa questa bella soddisfazione di vedere i giovani crescere praticando lo sport. E poi per il futuro vedremo. Ringrazio voi e ringrazio tutti e vi porgo i migliori auguri di buone feste. Grazie per Luigi. Grazie per Luigi Giaretta, sindaco di Opeano, e grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo settimana prossima per un'altra colazione insieme. Ciao a tutti, buona giornata.